ragazzi o questo sfrondatore della Floravest, una marca che era venduta alla Lidl, che non dà più segni di vita. Ha fatto un mucchio di lavoro, ma adesso non vuole proprio più saperne. Allora, prima di farlo passare a miglior vita, volevo almeno vedere che non ci fosse qualche cosa di stupido, perché a volte basta un niente per rimettere in pista il nostro macchinario. Partiamo innanzitutto a vedere la batteria. Batteria dice che è scarica completa, quindi già questo non è bello, ma chi me l'ha dato mi ha detto che il caricabatterie dice che è carica, quindi potrebbe essere semplicemente un problema del caricabatterie. Allora, da quel poco che ne capisco, il caricabatterie, secondo me, è a posto, non ha nessun genere di problema. Sì. Allora, qui vedete c'è l'ingresso della 220, una resistenza fusibile o comunque una resistenza di piccolo valore. Poi abbiamo un condensatore per i filtri, un raddrizzatore, condensatore e un alimentatore switching, questa roba qua. E quindi se in uscita è un caricabatterie abbastanza stupido, nel senso che più che un caricatore è un alimentatore. E fornisce una tensione, non vedo scritto niente. Adesso vediamo. Proviamo a alimentarlo, però a occhio è a posto, vedete che non ci sono segni di nessun genere, è perfetto, quindi di qua c'è la parte, vedete, a 220, di qua la parte dell'uscita, si vede bene che è divisa, qui c'è un fotoaccoppiatore qua, che serve a dare il segnale al circuito che gestisce appunto lo switching. Bene, quindi adesso lo rimonto e gli do corrente, provo a vedere cosa esce dai due poli. La batteria è una batteria a 18 volt, quindi dovrebbe uscire qualcosa in più di 18 volt. Ho dato alimentazione, si è accesa la spia verde, quindi non è esploso niente. Onde evitare proprio errori scemi, gli do una spruzzata di riattivante. Lo stesso fatto sulla batteria, io uso quello della Svitol, ma uno vale l'altro. Adesso voglio dargli una misurata, vedere che cosa esce sia da uno e sia sulla batteria. Allora, vediamo un po'. Quindi ci prendiamo il nostro tester. Allora, i due cavi sono uno qui, bisogna anche misurarli di qua, quindi uno è lì e l'altro è qua. Abbiamo 21 volt, 21,07. Ok, quindi lui direi che è a posto. E sulla batteria, andiamo un po' a vedere sulla batteria, allora il più è quello qua a sinistra. C'è quello a destra, anzi in realtà. Allora, sulla batteria. Quindi proviamo a aprirla. Le celle mi sa che faranno quello che possono. Ho dato una bella pulita ai contatti, adesso provo a vedere se inserendo questo nel caricatore la tensione arriva alla prima batteria, all'ultima, giusto da capire che ci sia effettivamente contatto. Allora, ho provato a testarle e vedete che ogni batteria quando è attaccata gli arriva la tensione giusta. Sto provando una per una.
3,6, 3,7, sono da 3,7 queste batterie, quindi diciamo che sotto carica la tensione arriva. Allora, sono scollegate, direi. Sono in due pacchi. Ok, quindi da qui a qui c'è il massimo dell'aprire. E quindi caricabatterie e la parte di scheda funziona. Ho lasciato un 10 minuti collegato. Voglio andare a vedere se le celle danno qualche segno oppure no. Le testo di nuovo una per una. La prima a occhio un po' di carica la tiene. La seconda anche. La terza direi anche. La quarta 0,1. Ai ai ai, questa direi che è andata. E questa anche. Quindi in realtà è questa cella qui in mezzo che probabilmente è passata a miglior vita. Chissà se si trova la singola cella. Che a quel punto forse conviene cambiarle tutte. Va bene, adesso vado a vedere un po' sui siti se ne trovo una compatibile e gliela cambiamo. Ah, ho dissaldato la schedina e anche sotto è bella come sopra. Tra l'altro c'è un sensore di, credo, temperatura che sente il surriscaldamento. Neanche a farlo apposta, questo sensore è proprio su quella che è andata. Volevo solo buttare un occhio che lui funzioni. Allora, lui è saldato qua, quindi andiamo a vedere. È RT1, quindi sarà una resistenza, una termica. Che in teoria mi misura 6K. 6K. Sì, funziona perché gli ho dato una scaldata e è scesa tipo a 700 ohm, quindi adesso si starà raffreddando ed è 5K. E man mano ritornerà sui 6. Ok, quindi lei funziona. Ragazzi, sono arrivate le batterie del ricambio. A poca spesa ne ho comprate 6. In realtà io ne voglio cambiare solo una. Oh, adesso vedo un po'. Però per curiosità volevo farvi vedere la diversa qualità, cioè queste sono batterie comunque di un minimo di qualità. C'è un detto che dice che se pesano intorno ai 40 grammi sono buone, questa è 43, 43 e 35. Questa nuova, appena arrivata, 24 e 17, cioè questo per dirvi la differenza che ci può essere nel comprare delle batterie, quindi bisognerebbe spendere qualcosa in più. Io non avevo voglia di spendere, sia perché non si trovano più ricambi, non si trova più niente, quindi diciamo che il gioco non vale la candela, era giusto per provare a rimetterlo in funzione. Quindi andiamo a cambiare questa cella con una nuova, che è questa. Allora, per prima cosa gli do una carteggiata sopra e sotto, giusto da permettere la saldatura. Ho dato della pasta per saldare, che è disossida. Ho anche pulito bene le linguette. E adesso andiamo a vedere se riusciamo a fare una saldatura.
Ok, ho saldato tutti i contatti che c'erano, adesso proviamo a richiuderlo e vediamo che cosa succede. Anche l'indicatore funziona. E ora la prova del 9, andiamo a vedere se inserendo il caricabatterie si carica. Wow, direi che ci siamo, riproviamo ancora una volta. Sì, sta caricando, quindi bene. Faccio poi, adesso lo lascio caricare, poi faccio una prova anche dentro il tagliasiepi. Prova del 9, batteria inserita. Purtroppo farvi vedere dov'è la lama è un po' un pasticcio, ma vediamo il funzionamento. Bene, direi che può ancora fare qualche ora di lavoro. E per cosa l'avevamo pagato, direi che va più che bene. Ciao a tutti. Nei commenti vi lascio qualche link se dovete comprare delle cose che abbiamo usato in questo video. E alla prossima.